Ciao a tutti ragazzi, Aristide Italia Zulu 8 Yankee Mac Hotel. In questo breve video vorrei presentarvi un dispositivo molto molto interessante che è essenzialmente un programmatore di tipo Bluetooth per le nostre radio. Vi sposto subito e vado a mostrarvi quello che è il programmatore di tipo Bluetooth della TID Radio. È un programmatore che ha il classico attacco di tipo Kenwood, è dotata di una porta di tipo USB per la ricarica della batteria interna ed un pulsante per quanto riguarda appunto l'accensione del Bluetooth. Il funzionamento è molto molto semplice. Tramite questo dispositivo e tramite l'applicazione Audimaster, che è disponibile sia per Android sia per quanto riguarda i telefonini iOS, appunto tramite questa applicazione che noi andremo ad installare sul telefonino, possiamo programmare in una maniera veramente facile, veloce ed intuitiva tutti quanti i parametri della radio. In questo caso è un Baofeng UV5. Il funzionamento è molto, molto semplice, basta se semplicemente inserire l'adattatore nella radio. Abbiamo la necessità ovviamente di scaricarci dal telefonino l'applicazione, cosa che io già ho fatto. L'applicazione, vi ricordo, si chiama Audmaster. Abbiamo qui sul telefonino, non so l'inquadratura, ragazzi, sono sempre molto molto critiche questo tipo di inquadrature. Comunque, possiamo scaricarci, una volta che ci siamo scaricati, dicevo, l'applicazione, attiviamo il Bluetooth dal telefonino, facciamo riconoscere appunto il dispositivo. Ecco qua, ho già impostato qui la radio che voglio programmare. I modelli supportati, ragazzi, sono tantissimi. Se siete curiosi, scaricatevi l'Audmaster e vi andate a vedere la lista, che è sempre aggiornata. Anche se nel manuale c'è appunto un riepilogo delle radio qui supportate, però ripeto, questo elenco viene continuamente aggiornato grazie al lavoro che fanno i tecnici della TID Radio. Andiamo a fare una lettura. Come vedete, sul telefonino avanza la barra di scorrimento. Il lettore, come vedete, il programmatore Bluetooth sta funzionando alla perfezione, e sulla radio ci ritroveremo essenzialmente la lista dei canali memorizzati all'interno della radio. Possiamo scorrere tutte quante le funzioni per ciascun canale. Qui in alto, ragazzi, come sempre, ho grosse difficoltà veramente ad inquadrarvi il telefonino. Comunque, in alto qui possiamo selezionarci il canale e, a portata di mano, senza scorrere tra i vari menu della radio, possiamo con un'unica schermata avere tutte le opzioni sotto mano. Inserire i dati, i parametri che ci interessano, quindi lo shift, la frequenza di ricezione e di trasmissione, la potenza alta o bassa, la larghezza di banda larga o stretta, e semplicemente andiamo a premere il pulsante di scrittura. Ve lo faccio in modo. Allora, questi in verde sono i canali già memorizzati sulla radio, in rosso sono i canali vuoti. Nell'ultimo canale ho un canale di prova, quindi una volta inserite quindi la frequenza di ricezione di trasmissione, eventualmente il tono subaudio, la potenza, eccetera, basta fare scrivi e, come vediamo, l'avanzamento della barra scorre da sinistra verso destra, la radio sta scrivendo. Come vediamo, c'è il LED che lampeggia sia sulla radio che sul programmatore di tipo Bluetooth. Ragazzi, è un accessorio veramente indispensabile. Nella descrizione del video, dicevo, avremo tutti quanti i riferimenti per poter acquistare ad un prezzo molto conveniente e vantaggioso il programmatore. Come vediamo qui sul display del telefonino, ci ha dato conferma dell'avvenuta scrittura. Dicevo, nel link sotto il video vi metterò tutti i link appunto per raggiungere il sito per l'acquisto del programmatore ad un prezzo veramente eccezionale. Potete mettere anche un codice di sconto, che vi lascerò appunto tutti quanti i riferimenti sotto il video.
E ragazzi, è un dispositivo molto molto comodo, indicato per le attività all'aperto, dove ovviamente abbiamo necessità di programmare la radio senza portarci al seguito un personal computer, basterà appunto soltanto il telefonino e possiamo dire finalmente addio a tutte quelle che sono le problematiche derivanti dalla incompatibilità dei driver del cavetto di programmazione. Quindi basta con tutte quelle problematiche. Quando sapete bene che per scrivere la radio appunto abbiamo bisogno generalmente del classico cavetto che dalla radio va al computer, ci ha dato un sacco di problemi con i vari sistemi operativi, insomma, che si vanno ad aggiornare, quindi i vecchi driver non vengono più riconosciuti, ci danno appunto tanti tanti di quei problemi che finalmente con TID Radio possiamo dire basta a quei problemi. Aggiungo che l'applicazione Audmaster è disponibile, ripeto, per Android, per sistema iOS, ma anche da personal computer, quindi noi dal computer possiamo programmare la radio sempre attraverso il Bluetooth, in modo semplice, facile e veloce. Ragazzi, un abbraccio. Aristide Italia Zuluotto, Yankee Mike Hotel vi saluta e vi cordializza. Mettete like al video, iscrivetevi al canale e date uno sguardo al link che vi metterò in descrizione appunto per l'acquisto del programmatore TID Radio. Ciao.